Allora, qualche mese fa abbiamo un amico, ha dato modo di metterci all'attenzione un articolo scritto in una rivista per così dire scientifica, misterica, dove il titolo a carattere cubitale dice: si è scoperto che i neutrini possono viaggiare oltre la velocità della luce. Ma ciò è possibile solo se prendono una scorciatoia. Due punti. Quella potrebbe essere la quarta dimensione. Poi, oltre a questo titolo a carattere cubitale, c'è la foto di Albert Einstein e delle altre foto che riguardano, insomma, il campo dell'astrofisica, dell'astronomia. Ora, noi sappiamo, grazie a Salvatore Paladino, che non molto tempo fa. Non molto tempo fa, insomma, il tempo è relativo, però sono passati ben 40 anni da quando Salvatore, nel trattato numero 1 del 1973, ha affrontato tra i suoi vari scritti, uno con il titolo I limiti di Einstein, correlato ad un altro dove si parla di tachioni e passaggi dimensionali. Erano gli anni 70. Sì, io ero un E ragazzino. tu avevi appena poco più di 20 anni e affrontavi questi argomenti che devo dire erano abbastanza ostici per il tempo, perché sono trascorsi ben oltre 40 anni, argomenti di attualità che se ne parla oggi, ma non in tutti i canali mediatici, ma solo in alcuni un po' più particolari. Quindi ancora oggi queste informazioni sono abbastanza, come dire, strane. Nel trattato I limiti di Einstein tu praticamente affronti questo problema del limite della sua teoria. La famosa teoria E uguale a mc al quadrato, tu la sottolinei dicendo che in realtà non è così. Sì. In base a quali criteri hai potuto realizzare una cosa Vede, del genere? la mia vita o quello che io ho detto, ho scritto oppure ho fatto è secondo nessun criterio, cioè mi succede dentro, mi arriva così spontaneamente e io lo manifesto. Allora io ho scritto, prima di scrivere ciò, ho scritto un trattato, Opus Dei, Sionismo e Massoneria, dove parlo di Einstein con i suoi limiti, parlo di Sigmund Freud, di Karl Marx e di Darwin. Ho scritto che tutte e quattro hanno bloccato l'evoluzione dell'umanità perché hanno dato delle disinformazioni tremende attraverso, diciamo così, la loro scienza, le loro informazioni. Più che altro hanno limitato la capacità, hanno chiuso la capacità della mente di poter comprendere cose oltre il mondo fisico. Esattamente. Ci hanno confinato nei confini della terza dimensione Nella terza con i loro dimensione, sì, postulati. esattamente. Sì. Tu fai riferimento ad un importante fisico del Un tempo. certo Marco Todeschini. Beh, Sì, cosa ci puoi dire in merito? vedi, negli anni 70, ragazzino io e ragazzini, tutti quelli che frequentavano il mio gruppo, abbiamo letto un libro di Marco Todeschini, dove abbiamo trovato addirittura degli errori colossali sulla fisica nucleare. Noi abbiamo scritto a Marco Todeschini, il quale gentilmente, da premettere che Marco Todeschini era stato candidato al premio Nobel per la fisica nucleare, il quale Marco Todeschini gentilmente ha risposto e ci ha detto: avete ragione, ho sbagliato io nell'emulare, nell'emettere, diciamo così, quel tipo di informazione a livello scientifico. E ci ha mandato una specie di scritto dove noi eravamo. Dovevamo associarmi alla loro associazione, non so di che cosa, abbiamo anche le lettere scritte da loro. Sì, lui ha divulgato un libro, psicobiofisica, Sì, qualcosa del genere, psicobiofisica.
trattate questi argomenti. Tornando al trattato I limiti di Einstein, che è possibile scaricare dal sito internet salvatorevoladino.com, sono dei PDF gratuiti, scaricabili. Tu dici ad un certo punto che nel 67 un certo professor Feinberg ha ipotizzato l'esistenza di particelle più veloci della luce, denominate tachioni. Questi tachioni, quindi, si dice che arriverebbero prima di partire, qualora l'osservatore sia nel punto di arrivo. In tal caso il principio di causalità secondo cui la causa precede l'effetto cadrebbe. Quindi già nel 67 si parlava di tachioni, però in pochi sono riusciti a collegare il tutto per com'è che tu sei riuscito a fare. Non c'era nessuno, non ci ha mai pensato. Cioè io ero un ragazzino, per esempio, stavo andando alla Lanterna Rossa di Marsala a farmi il bagno, a prendere il sole e ci andavo con la bicicletta. In quella giornata c'era un vento forte di scirocco che mi impediva di camminare liberamente, quindi dovevo sforzarmi per poter Raggiungere. raggiungere il punto dove dovevo fare il bagno. Poi al ritorno lo stesso vento era dietro le mie spalle, mi dava una spinta molto veloce, al che io inconsciamente ho cominciato a pedalare più velocemente, arrivando a un punto tale che il vento non lo sentivo più dietro le mie spalle. Sentivo invece un'altra pressione davanti a me, come se ci fosse un'altra specie di vento davanti a me. Cioè, in parole povere, pensandolo come lo pensa Einstein, come lo pensano gli altri adesso, non prima, che i neutrini passano attraverso la quarta dimensione e sono più veloci della luce. Quindi a questo punto cosa sta a significare? Che io, correndo più veloce del vento che mi spingeva, sono entrato in un altro spazio-tempo che si chiama quarta dimensione. Cioè, è, diciamo così, non reale, ma per parallelismo, per fare un Diciamo parallelismo tra quello metaforico, sì. che in realtà i tachioni arrivano prima di partire, in che senso? Lo possiamo noi esprimere in questo modo. Tu ed io ci mettiamo a fare una corsa. Per esempio, dobbiamo andare a Palermo. Tu con la tua macchina impieghi un'ora qualcosa per andare a Palermo correndo a 150, diciamo, va? 130-150. Io invece di prendere una macchina normale, un'automobile normale, io prendo un razzo a tachioni. Tu in un'ora e mezza arrivi, io arrivo in pochi istanti, addirittura io vado, vengo, vado, vengo, vado, vengo, cioè arrivo prima di partire, in realtà per la velocità. Noi sappiamo che esiste il millimetro, il centimetro, il decimetro, il metro, il chilometro, il miliametro e tutto va. Cioè, dalla parte alta, dalla parte bassa, esiste il decimillimetro, il centimillimetro, il millimillimetro e così via. Ora, il discorso sta in questo. Questo tipo di velocità va avanti o indietro per poter raggiungere quel tipo di velocità? Significa che i tachioni o i neutrini in quella dimensione possono viaggiare a 1000, 2000, 3000, 10.000, un milione di volte superiore alla luce. Quindi in realtà noi possiamo raggiungere qualsiasi tipo di galassia, qualsiasi tipo di universo, qualsiasi tipo di cosmo viaggiando attraverso lo spazio-tempo con velocità infinite, cioè arrivando prima di partire. Cioè noi annulliamo tutto quello che nella fisica nostra quantistica è sottoposta ai livelli, diciamo così, nostri di gravità e di tutte le altre cose. In realtà anni fa, sempre su quarta dimensione, sempre a quegli anni, nell'anno 70, forse l'anno dopo, ho scritto un trattato intitolato, che si può pure, come tu dici, possono Scaricare. pure caricare, L'ateo, Cosmo, psico, antropologia contenuta nello spazio dinamico, psichico, gravitico. Cioè, che significa questo? In realtà ho fatto un parallelismo tra la metafisica e la fisica nucleare, che in realtà non cambia niente, è la stessa cosa. Noi possiamo viaggiare con
tecnologie molto avanzate. Per esempio, un soldato romano non può mai immaginare che noi possiamo andare fuori dal cosmo, fuori dal nostro sistema solare, con tecnologie. Cioè, non lo immaginerebbe mai, come noi non immaginiamo dove sono arrivati esseri con una tecnologia superiore di 1 milione, 2 milioni di anni, superiore a noi. E così, se noi abbiamo questo tipo di tecnologia, possiamo fare delle cose incredibili, ma le possiamo fare attraverso il nostro pensiero. C'è un libro di quello che ha scritto il gabbiano Jonathan Livingston, Richard Bach. esatto, che dice: nessun luogo è lontano. Se tu vuoi essere dove vuoi essere, già ci sei. Basta pensarlo, c'è dentro di te, tu sei ovunque, tu fai parte del cosmo, degli universi, delle galassie, dei sistemi stellari, della Terra, tu fai parte di Dio perché sei una parte di tutta la forza quantistica di Il Dio. famoso detto qui ed ora. Qui ed ora, esattamente. Quindi quando io ho scritto su Einstein ho detto che lui mentiva. Mentiva per un semplice motivo, che doveva frenare il processo della. Infatti tu qui hai evidenziato una cosa che in molti non considerano. La teoria della relatività ci dice che nulla può viaggiare alla velocità della luce, ma non ci dice che nulla può andare ad una velocità maggiore. Esattamente. Quindi questo è un aspetto relativamente poco importante, relativamente poco importante, che ci fa capire che ci può essere e c'è qualcosa che può andare ad una velocità superiore ai 300.000 km al secondo. Infatti, tu hai oltre questo evidenziato, tra le altre cose, che nel 1972 nell'osservatorio radioastronomico di Green Bank in Virginia hanno rilevato e misurato senza ombra di dubbio che nel cosmo due componenti della quasar 3C279 e si allontanano ad una velocità 10 volte Le superiore, quasar sono delle quasi stelle. 10 volte superiore a quella della luce. Quindi già nel 72 e in altre occasioni anche era stata confermata che esiste la possibilità di andare a velocità decisamente oltre Che i fotoni la velocità viaggiano della luce. pure nella nostra dimensione, perché noi l'abbiamo vista, l'abbiamo controllato con il radiotelescopio, che viaggiano ad una velocità superiore 10 volte a quella della luce. Quindi Einstein ha detto delle cazzate colossali. Solo che il problema è che è probabile che non siano visibili con occhi umani, Certo. poiché noi abbiamo, come dici tu, una frequenza di spettro elettromagnetico molto limitata che non ci Esattamente. consente di vedere né l'ultravioletto e né l'infrarosso. L'infrarosso, esattamente. Però proprio per questo non possiamo vederle, ma c'è. Poi un'altra cosa, io non solo ho parlato di Einstein che ha bloccato l'evoluzione umana, ho parlato pure di Sigmund Freud, che lui ha detto che tutto è nella nostra scatola cranica. Non è vero niente. La nostra scatola cranica è soltanto un decodificatore di dati, di informazioni. È come un televisore. Se tu togli la corrente, il televisore diventa scemo, non ti trasmette più niente. Se tu levi il corpo eterico da un corpo fisico, diventa scemo, o ti addormenti, o sei in coma perenne, o sei in coma, diciamo così, limitato. Cioè, ma non funziona più il nostro corpo fisico, tu non ascolti più, non vedi più, non hai più i tuoi sensi fisici in attività. Ritorna il corpo eterico dentro di te e tu cominci ad esprimerti. Quindi la psiche è fuori dal cervello fisico, perché altrimenti tu, mentre stai dormendo, tu puoi ascoltare, puoi sentire, puoi vedere, puoi fare tutto quello che uno potrebbe fare con i sensi fisici. Invece no. In questo senso, sia Freud, che ha bloccato anche il processo evolutivo umano, perché noi non dobbiamo sapere che avendo un corpo eterico sviluppato, cioè i sette sensi eterici, noi non potremmo avere malattie, né guerre, né pestilenze, né altre cose, perché qualsiasi cosa noi facciamo lo sappiamo nella mente degli altri, attraverso la telepatia. Quindi tu non puoi parlare con me, sorridere e dirmi ti voglio bene quando dentro di te tu pensi io ti ucciderò. Io lo percepisco e tu non puoi uccidermi. Io ti dico tu perché mi vuoi uccidere? Cosa ti ho fatto? E quindi cambierebbe tutto il sistema evolutivo terrestre.
Totalmente, loro avevano lo scopo di bloccare questo tipo di processo evolutivo finché la massa non sapesse quello che loro sanno. Quindi noi abbiamo Einstein che ha bloccato l'evoluzione umana, Freud che l'ha bloccato, poi Darwin ha detto le più grandi stronzate, che noi discendiamo dalla scimmia. E ancora sono convinto che noi discendiamo dalla scimmia. La scimmia è un ramo morto dell'evoluzione, della gemma umana. Non ha niente a che fare con noi, perché ancora oggi la scimmia con una mano nell'albero e un'altra nel culo, e che si raschia la testa e che fa Noi non facciamo più queste cose da miliardi di anni. Quindi smettiamola con Darwin, che era stato pagato per poter dire queste stronzate. Poi prendiamo Carlo Marx, quell'altro idiota che ha scritto Il Capitale, ha scritto tutte le altre cose e ha fatto la parodia del cristianesimo, riferendosi a Cristo. Il comunismo era la verità di Cristo, era il cristianesimo. Ma sti stronzate da dove li prendono? E questo è il guaio, che noi crediamo alle stronzate che ci dicono. Sì, sì, era il periodo in cui si voleva rendere atea una grossa fetta di umanità. Di umanità, esattamente. E ci sono riusciti. Ci sono riusciti, perché hanno trovato idiote. Poi l'altro problema. Nel trattato Tacchioni e passaggi dimensionali, tu dici che i tacchioni assumerebbero in questa iperdimensione lo stesso compito che assume la luce nel nostro mondo fenomenico. Sì, esattamente. Quindi è come dire che... Che i tachioni sono i fotoni della quarta dimensione. Quarta dimensione. Possono essere della quinta e acquistano un altro nome. E sono sempre più veloci, e vanno sempre più veloci. Tutte le frequenze della terza, della quarta, della quinta, della sesta, della settima, dell'ottava e della nona dimensione acquistano frequenze talmente forti che poi si raggiunge il concetto di Dio, che ha una frequenza potentissima. È come il Cristo che è sceso 2000 anni fa dentro un corpo, chiamiamolo umano, di Gesù. Gesù doveva essere corredato non con un filamento di rame che si brucia subito, ma di tungsteno, che poteva resistere ad un'alta frequenza, ad una vibrazione così potente che era il Cristo. Infatti, dopo alcuni giorni, alcuni mesi o qualche anno, doveva andare nel deserto, staccarsi dal Cristo e rigenerare il suo corpo fisico, perché il suo corpo fisico stava diventando eterico ad un'alta frequenza. Infatti lui camminava sulle acque e in mezzo alla folla scompariva, quando camminava non lasciava impronta di piede, e ci sono tante altre cose che la Chiesa non dice e che nessuno dice. Li devo dire io che sono semi-analfabeta per poter portare informazione reale di quello che è esistito. Sì, è chiaro che nel corso dei secoli hanno fatto, non solo hanno creato tutta una serie di discipline che erano come la scienza, la religione e quant'altro, hanno creato proprio delle camere stagne e apparentemente divise, disgiunte l'une dalle altre, in modo tale da non capire mai come funziona il tutto. Perfetto, perfetto, bravo Samuele. Tu hai, grazie a questi trattati e grazie alle tue informazioni, invece unito il tutto, hai creato un cerchio, un filo conduttore attraverso cui è possibile comprendere fattori di fisica, metafisica, astronomia, matematica, chiamiamola religione, poi la religione di per sé non esiste, ma è tutto collegato. Queste ultime informazioni su Gesù e il Cristo le potete trovare nell'omonimo trattato Gesù e il Cristo, è molto dettagliato, scritto 40 anni fa. Sempre scritto 40 anni fa. Io vorrei sapere come feci a scrivere tutte queste cose. È una domanda. Me lo chiedo io stesso, è una domanda che ti faccio. Tu mi conosci ora da 4 anni, cosa mi hai visto leggere? Io posso ancora una volta confermare che io ti ho visto leggere fumetti di Tex, Dago e non so quanti altri. Tu hai delle intere collezioni di fumetti, questo è quello che ti vedo leggere. Testi di fisica, di astrofisica, di spiritualità, di buddismo, di induismo, io non te ne ho mai visti leggere, nonostante tu ne sappia parlare con molta... È strano. È strano, certo che è sempre strano. È una cosa strana, sai qual è, Salvatore? Lo voglio dire adesso, perché è nel mio cuore, non lo so. Io ho cominciato a leggere Tex Willer a 5 anni.
quando i fumetti erano quelli a strisce piccolini Sì. e che arrivavano una volta alla settimana, erano poche pagine e io stavo impazzendo per arrivare alla settimana prossima per vedere quello che accadeva. Cioè io da più di 60 anni leggo Tex Willer, fino ad oggi compro questo fumetto. E ti posso dire una cosa, che adesso, oggi come oggi, al di là che ho capito cos'era pure quei riti che facevano gli indiani in questo modo, che erano le quattro vocali, le cinque vocali, A, E, I, O, U, le cinque vocali, che hanno un potenziale incredibile no udito. A noi ci agglutinano il linguaggio e ci fanno comunicare come io sto comunicando con te, senza problemi. Agli indiani davano una capacità, agli sciamani indiani che pronunciavano ai o i che pronunciavano queste frasi in questo modo, lo possiamo notare anche in Alice nel Paese delle Meraviglie, dove c'è queste cinque lettere pronunciate da non so che Un era, personaggio, un insomma, della personaggio storia. Della storia, insomma. della storia che pronunciava queste cose come le pronunciavano gli indiani d'America. Io sono arrivato al punto di capire adesso come si poteva salvare la nazione Lakota, come si potevano salvare gli Apache, come si potevano salvare tutte ed entrare in armonia con i bianchi, per le rosse con i bianchi e fare Io un... vorrei che tu di questo ne parlassi in modo più approfondito in un Sì, video proprio va dedicato. bene, va bene. Riguardo a, facendo, prima di chiudere la parentesi, di quello di cui hai appena parlato, cioè questi canti che possono definirsi canti devozionali, in un certo senso è possibile che loro li utilizzavano per innalzare il loro stato vibratorio? Cioè, in modo tale da Da raggiungere. raggiungere le loro, diciamo così, i loro sensi psichici ed entrare nell'altra dimensione spazio-tempo. Infatti, è abbastanza noto che loro avevano delle capacità psichiche non indifferenti. Sì. Telepatia, chiaroveggenza Telecinesi e tante altre Ah, cose. esatto. E, tornando al trattato Tachione e passaggi dimensionali, tu hai scritto che gli esseri della quarta dimensione potrebbero percepire gli oggetti appartenenti a quella stessa dimensione in virtù di una interazione tra oggetti e tachioni. È chiaro che coloro i quali si ponessero in sintonia con simili particelle, poiché la quarta dimensione interpenetra le nostre tre, potrebbero, senza fare ricorso all'uso di potenti acceleratori di particelle, tu già parlavi negli anni 70 di quello che ora è diventato quel buco enorme di spreco di denaro del CERN, Del CERN, dove sì. praticamente vengono bruciati miliardi e miliardi di euro Per far per niente. trovare le particelle di Sì, Dio. per trovare una particella della quarta dimensione, capisci? Una particella della quarta dimensione. Contenti loro, Contente tutto. vabbè. Quindi, senza fare ricorso all'uso di potenti acceleratori di particelle, e alternare l'intima struttura della materia, tra parentesi, alchimia, perché era possibile, insomma, quindi manipolare la materia attraverso Certo. una consapevolezza, per così dire, alchemica. Alchemico, certamente. Tu toglievi un protone, un elettrone e la struttura molecolare del piombo diventava oro. Beh, poi fai accenno anche alla scienza del Kriya Yoga, che è una potentissima arte che non ha nulla a che vedere con i centri culturali che sono sparsi Esattamente, sei oggi bravo osservatore, devi a dirlo. destra e a manca. Cioè, non pensate, cioè, noi quando ci permettiamo di fare riferimento a quello che oggi si può riscontrare come un fenomeno di massa che può essere lo yoga e quant'altro, non è che lo facciamo per sponsorizzare gli altri, neanche siamo capaci di sponsorizzare noi. Stiamo semplicemente facendo un riferimento ad una disciplina che i grandi uomini Come come Paramahansa Yogananda ha portato in Occidente e che lui praticava e come molti asceti non mangiavano e non bevevano più né l'asrama e
a fellowship in California, nell'ashram a San Diego, nell'ashram di Paramahansa. Cioè, queste cose si possono fare, si possono ottenere, ma non sono quelle di questi imbonitori e imbanditori di stronzate che dicono di praticare Kriya, di praticare questo, quello e Oltretutto, quell'altro. più volte hai detto e abbiamo detto che la pratica di queste scienze, di questa scienza del Kriya Yoga, se venisse, come dire, praticata da persone che non hanno ancora raggiunto un certo livello di consapevolezza, può essere e assolutamente deleteria perché può causare dei danni enormi a livello psicofisico all'individuo. Infatti, tu dici qua, il fenomeno di disintegrazione può anche prodursi mettendo in gioco vibrazioni rapidissime che si oppongono alle forze di coesione delle molecole dell'oggetto. Queste vibrazioni separano le molecole e gli atomi che le costituiscono. Cioè, tu con questo fai riferimento a ciò che si può produrre con il Kriya Yoga. Cioè, Esattamente. si può addirittura innalzare le vibrazioni ad un livello tale che ci può essere una disgregazione Come succedeva a Gesù? molecolare. Come succedeva? Si stava disgregando il corpo fisico e quindi disaggiuda, d'accordo con l'unico discepolo che non lo tradì, gli altri lo tradirono tutti, i 12 discepoli, compreso Pietro, gli disse: quello che hai da fare fallo presto, perché io sto andando via, non posso rimanere più col Cristo dentro, perché il corpo fisico mio si sta smaterializzando, quindi tradiscimi. Allora, colgo l'occasione per invitare coloro che ci ascoltano a non inveire e non bestemmiare più contro Contro il Giuda. discepolo prediletto di Gesù, Giuda, perché in realtà era il discepolo prediletto a cui sono state impartite le più importanti informazioni Sì, esoteriche esattamente. che Gesù gli rivelò. Vabbè, per il momento allora chiudiamo qua e poi in altri video Vediamo di poter. approfondiremo altri argomenti, perché gli argomenti sono tantissimi, le informazioni. Se tu vuoi ripetere di nuovo che tutto è gratuito, lo possono tirare, possono Sì, vedere. basta collegarsi al sito internet salvatorepaladino.com, nella home avete la possibilità di scaricare tutto questo materiale informativo sotto forma di PDF e potete leggerlo e analizzare e riflettere su queste informazioni. Anche come dire, in abbinamento ai video, perché magari leggendo i PDF vi risulterà in molti casi di difficile comprensione, perché gli argomenti veramente sono abbastanza ostici. Però se li affiancate ai video vi può essere più facile la comprensione, perché penso che un conto è spiegarlo a voce, un conto è leggerlo per iscritto. Cioè, la cosa che voglio dire, finendo il discorso, è che io mi ci diverto a dire che in realtà io sono un troglodita, un semianalfabeto, un ignorante, eppure ho scritto tutte queste cose durante la mia fanciullezza. Sono stato minacciato tante volte di morte, mi hanno minacciato di tante cose, mi hanno massacrato a casa mia, hanno fatto di me tutto quello che hanno voluto, ma io continuo da ignorante, da cultore di Tex Willer, a parlare di cose che tutti coloro che si fanno chiamare luminari della scienza, chissà da che cosa sono illuminati, non lo so, che si fanno chiamare prof, dotte e altre cose, non sono capaci di fare quello che fa un semplice analfabeta come me. Strano. Bene.